Invece Maruschka, mia moglie, abbiamo appena comprato una Jeep Compass che è bellissima. Ma Abbiamo ha motorizzazione? motorizzazione diesel. Ministro! Dottoressa, lo saprò, però più o meno so che non rimedierò mai questo gravissimo errore. Però Qua lei finiamo sa, su tutti i giornali. però. Mi sono anche soffermato su un dossier che ritengo essere molto importante, che è quello del tunnel del Brennero. Sapete quante delle merci italiane, quante degli imprenditori italiani utilizzano, col trasporto principalmente ancora su gomma, il tunnel A me stanno prendendo in giro, hanno riempito pagine di giornali, ovviamente non ho letto, me ne prego, di giornali per un lapsus. Ma perché invece che dire valico o passante ho detto tunnel. Ma secondo voi io mi fermerò per questo? Io ne commetterò tanti altri di lapsus, non me ne frega di un lapsus. Quello che mi interessa è che io lavoro qua dentro e in giro in mezzo alla gente dalle 16 alle 18 ore al giorno. Chiedete a mia moglie che è preoccupata per me, dice Danilo fa di meno, non posso fare di meno. L'obiettivo non è solo quello di rifare bene e velocemente il ponte Morandi, ma di renderlo un luogo vivibile, un luogo di incontro in cui le persone si ritrovano, in cui le persone possono vivere, possono giocare, possono mangiare. E quindi noi dobbiamo portare avanti questo che penso che sia un risultato doveroso per i genovesi e per l'Italia tutta. È un decreto che sarà migliorato, ma è un decreto che io invito a non contestare perché è scritto non solo con il cuore, con la mente vicina a Genova e ai genovesi, ma è scritto anche con una tecnica giuridica, io penso, molto molto elevata.